nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Sono veramente tanti gli episodi dolorosi, drammatici, che toccano il nostro territorio, la nostra città. Tante volte si tratta di eventi che esprimono il disagio del nostro territorio. Quello che ci troviamo oggi a celebrare è un evento che ci rende e deve renderci orgogliosi. Ci troviamo di fronte alla scelta di un fratello, Antonio, che ha espresso la propria indole di donazione, ha espresso l'identità di un corpo dei Vigili del Fuoco che sceglie di donarsi agli altri. Se vogliamo, esprime anche con il suo gesto altamente evangelico l'atteggiamento come quello di Gesù di donare la vita per salvare l'altro. Allora in questo momento siamo chiamati a contemplare, siamo chiamati a confrontarci per tirare le giuste conseguenze di fronte al gesto di Antonio. Siamo vicini alla moglie Maria, al figlio Alessio, a tutta la sua famiglia, al corpo dei Vigili del Fuoco. Siamo vicini, come è vicino allo Stato, rappresentato dal prefetto, presidente della regione, dalla sindaca e anche dalla Chiesa. A nome del Vescovo porgo le condoglianze, esprime la sua vicinanza alla famiglia. Non è potuto essere presente, ma spiritualmente è con noi. Il pensiero miletico che leggerò dopo il Vangelo, il suo, ha voluto esprimere in questo modo il suo sentire. Viviamo questo momento come mistero, nel mistero per eccellenza che è il mistero di Gesù morto e risorto. Viviamo in questo mistero il mistero della morte di Antonio. Questo perché il Signore possa dare consolazione e speranza a tutti, in modo particolare a chi soffre per questa dipartita. Ora, se vogliamo veramente rendere omaggio ad Antonio, ognuno di noi è chiamato per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia ad un esame di coscienza. L'esame di coscienza soprattutto sul senso della vita, della propria vita, sul senso della propria donazione, a interrogarsi e a chiedere perdono per ogni gesto e atto di egoismo. Questo ci consentirà di raccogliere la testimonianza di Antonio e di poter pregare per lui. Riconosciamo che siamo peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che sempre usi misericordia e perdoni
Ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per il nostro fratello Antonio, che hai fatto passare a te da questo mondo, e poiché in te ha sperato e creduto, conducilo alla patria del cielo e donagli la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo, li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui. Perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. La salvezza dei giusti viene dal Signore. L'uomo, come l'erba, sono i suoi giorni. Come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Accomodiamoci. Carissimi, le beatitudini sono il cuore del Vangelo. In esse Gesù racconta la sua vita. Ha vissuto da povero, mite, pacifico, con occhi tanto liberi da vedere germi di bontà in ogni persona. Beati quelli che sono nel pianto. Dio è dalla parte di chi piange, non dalla parte del dolore. Eppure la tragica morte di Antonio comporta grande rabbia e indescrivibile dolore. Davanti a questa tragedia non ci sono parole di consolazione, capaci di lenire una ferita che non può e non vuole essere rimarginata. E nel silenzio delicato e rispettoso ci apriamo alla convinzione che l'amore è più forte della morte, l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte. Tuttavia, in questo clima così straziante e inumano, quasi surreale, se siamo qui è perché, di fronte all'ingiustizia di questa morte, cerchiamo una parola capace di rompere l'amaro silenzio. In questa nostra vita è difficile rassegnarci al male, tanto più al dolore di una morte ingiusta. Quante volte voi tutti amici del Corpo dei Vigili del Fuoco avete ripetuto questa preghiera? Quando l'incendio, irresistibile, avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio non è vissuto, poiché per noi, credenti, la morte è vita e luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque,
nell'inverno dei roghi, la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Il Dio in cui confidiamo non può ingannarci, non può deluderci, non sarebbe Dio. Non può non amarci, non ci avrebbe creati. La fede è più delle regole degli uomini, del mare e della terra, delle leggi della carne e del sangue. Forte è la morte capace di privarci della vita, ma più forte è la fede che apre al dono possibile di una speranza ricca di eternità. Cerchiamo Dio, incontriamolo e chiediamogli conto di quanto accaduto. L'agire di un vigile del fuoco è sempre a favore della vita e delle necessità dei fratelli di essere protetti e riparati dai danni, di danni irreversibili a case e animali. È in questa prospettiva che rischio, gestione della paura, fatica, indomito coraggio e determinazione sono nel DNA di un vigile del fuoco, insieme ad un cuore che pulsa di altruismo, quello di Antonio. Anche in voi, carissimi fratelli vigili del fuoco, legittima è la rabbia di fronte all'inimmaginabile che vi trovate ad affrontare. Devastazione a causa di alluvioni, di incendi, di macerie varie che mortificano l'intera umanità. Chi le procura? Sono forse la causa di errori, di imprudenze, di scelte scellerate fatte da uomini senza anima e senza Dio? Ecco perché siamo invitati a trovare le cause di tutto il male e della sofferenza che ci attanaglia, per lavorare e prevenire le conseguenze. Il comandamento dell'amore di Gesù sembra assolutamente superiore alle forze umane, un'impresa impossibile. Eppure noi sappiamo che l'amore di Cristo per gli uomini non ha fine. Egli ha amato fino alla fine. Cioè, amato consegnandosi completamente fino alla morte per i suoi. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ciò che ai nostri occhi sembra assurdo, l'insegnamento di Gesù di dare la vita ha stravolto la storia, perché l'amore non è più una bella parola, un gesto di benevolenza, ma un agire colmo di umanità. Consumarsi pienamente fino alla morte. Pensiamoci bene. Gesù si presenta a noi come un modello di fragilità perché si è fatto come noi, condividendo tutta la fatica umana, le gioie come i dolori, la sofferenza e la morte. In questa fragilità anche lui ha avvertito la necessità del calore di una famiglia, della vicinanza di amici e degli apostoli. E nel momento estremo della sofferenza, dell'aiuto del Cireneo per portare la croce. Antonio è stato quella mano tesa, ha pagato un caro prezzo per non aver rifiutato di essere presente, di essere proprio lì dove occorreva che ci fosse. Sarebbe un terribile spreco non raccogliere il suo testimone. Se tutto quanto Antonio ci insegna, con la traccia indelebile che ha lasciato nel nostro territorio, terminasse in un freddo articolo di cronaca e nella pomposità di un rito funebre. Perciò, insieme alla mia preghiera per Antonio e per la sua famiglia, per i suoi amici e colleghi, permettetemi di esprimere anche questo grido sommesso di urgenza. Urgono scelte coraggiose per il bene di questa nostra amata terra, dell'umanità intera. Urge una nuova franchezza che ci liberi da tante false certezze e ci spinga ad un sano e sincero discernimento. Urge una mentalità e uno stile di vita capaci di vincere l'aridità e il deserto dell'anima. In definitiva, urgono eroi. Oggi ne abbiamo consegnato uno a Dio, Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo.
battezzati in Cristo morto e risorto. Nessuno di noi vive e muore abbandonato a se stesso, ma resta sempre in unione con Lui e con il suo corpo che è la Chiesa. Preghiamo confortati dalla parola del Signore, diciamo: ascoltaci Signore. Per il nostro fratello Antonio, il Signore lo accolga nella sua casa e gli conceda la gioia di rendergli grazie in eterno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il nostro fratello Antonio, il Signore della pace lo ammetta nella compagnia di coloro che raccolgano la ricompensa delle loro fatiche. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i familiari, i parenti, gli amici, rafforzino nella luce della fede i vincoli di comunione umana e cristiana che li uniscono gli uni agli altri. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che si adoperano ad alleviare le malattie e a rispondere alle necessità umane, il Signore ricompensi chi lo serve nella persona dei sofferenti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, mediante le opere di giustizia e di carità, offra agli uomini una buona testimonianza della sua fede nella resurrezione di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, Dio misericordioso, le preghiere che la fede ci ispira. Ravviva in noi la speranza che il nostro corpo, ritornato in polvere, con la forza dello Spirito risorgerà nell'ultimo giorno, per Cristo nostro Signore. Offrirti, oh Dio, cosa posso darti? Eccomi, son qui davanti a te. Le gioie di dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Antonio.
e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giorgio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Antonio, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, e insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, Santa Barbara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria e la tua lode.
Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore non si vende. Così ho corso forte per la via e nell'affanno son caduto ed ho gridato al mondo intero che cercavo amore, ma l'amore non c'è.
c'è troppo freddo senza te. In questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu. Riscaldami, Gesù. Ti prego, abbracciami, Gesù. Io non ti lascerò mai più. Nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu? Abbracciami, Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare se al timone ci sei tu? Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno.
Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Antonio giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera del Vigile del Fuoco. Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti, perpetua, la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che ci scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso di te saliamo, ci sorregga la tua mano piagata. Quando l'incendio irresistibile avvampa, bruci il male che s'annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio e non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita e luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi, la nostra vita è fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara martire. Amen. Papà, potrei stare ore a dire quanto sia stata ingiusta la vita e prendermela magari con qualcuno lassù, ma oggi, in un giorno così colmo di dolore, voglio ricordarti con il sorriso, a testa alta e con le spalle larghe, come mi hai insegnato tu. Hai sempre aiutato gli altri, per te era un dovere, quasi un obbligo. Ecco perché questa carriera. Ecco perché quel maledetto giorno ti sei spinto oltre il limite per salvare la vita di qualcuno che neanche conoscevi. Se c'è un modo nobile per lasciare questa terra, tu hai scelto quello migliore, il più coraggioso, e non potrei essere più orgoglioso di portare il tuo stesso cognome, di averti avuto come padre, guida e mentore. L'amore che hai dato, i sorrisi che hai regalato, li ritrovo nella marea di persone presenti qui oggi e nei messaggi che ho ricevuto da chi non poteva esserci. Da oggi anche chi non ti conosceva saprà di te, del tuo coraggio e della persona che eri. Proteggici tutti dall'assù, d'altronde non potrebbe essere altrimenti per Tuono Blu. Da oggi inizia un nuovo viaggio per te, che sono sicuro che farai in moto come ti è sempre piaciuto. Buon viaggio, papà. Signor Governatore, signor Presidente del Consiglio, signora Sindaca, signora Senatrice, signor Procuratore, signor Capo del Corpo, signor Prefetto, oggi autorità civile e militari, colleghi e amici, oggi siamo qui
a rendere omaggio e a dare l'ultimo saluto ad una persona che ha segnato profondamente la vita di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Antonio Ciccorelli. Antonio, non Tonio, non Tonino, perché non accettava i diminutivi. Io, siccome lo temevo, cioè temevo i suoi sguardi corrucciati, per non sbagliare lo chiamavo Cicco. Quindi Antonio Ciccorelli, capo reparto dei Vigili del Fuoco. Le parole sembrano inadeguate di fronte a un momento così doloroso, ma attraverso i ricordi è il nostro affetto che vogliamo onorare la sua memoria. Antonio Cicco per me non era soltanto un collega, era un uomo di grande integrità, dedizione e coraggio. Nel corso della sua lunga carriera ha incarnato i più alti valori del corpo, il senso del dovere, il sacrificio, l'instancabile impegno nel proteggere e nel salvare vite umane, come ha dimostrato anche nel suo ultimo giorno di vita. Per lui la divisa non era solo un simbolo, ma una missione. Ogni chiamata, ogni intervento rappresentava per Antonio un'opportunità di dare il meglio di sé, sempre in prima linea, sempre, sempre con quella calma e fermezza che ispirava tutti noi. Quelli che hanno avuto l'onore di lavorare al suo fianco ricordano la sua umiltà, a volte disarmante. Gli ho chiesto più volte di darmi del tu, io Antonio lo conosco da 20 anni. E lui mi rispondeva: no, qua dentro lei è il comandante e io le do del lei, fuori ci possiamo chiamare come vogliamo, ma qua dentro lei è il comandante, lei e io sono il capo reparto Antonio Ciccorelli. Il suo rispetto per gli altri, la sua capacità di mantenere il controllo anche nelle situazioni più difficili, sapeva essere un leader, ma era anche un amico. Era il primo a incoraggiare, il primo a rassicurare quando le sfide sembravano insormontabili. La sua esperienza, il suo istinto, anche perché era un figlio d'arte, hanno fatto sì che tante vite siano state salvate, ma è stato il suo cuore grande a far sì che noi lo ricordassimo come un punto di riferimento dentro e fuori dal servizio. Antonio non ha solo svolto il suo lavoro, lo ha vissuto con passione, coraggio e dedizione, senza mai risparmiarsi. Era un esempio di onestà e generosità, sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Anche nei momenti più difficili Antonio ci ricordava cosa significava fare parte di una squadra, di una famiglia. E la famiglia per lui non si limitava a quella di sangue, non si limitava a quella di sangue, ma includeva tutti noi che abbiamo condiviso con lui gioie, dolori e responsabilità. Non possiamo dimenticare l'uomo dietro i Vigili del Fuoco. Antonio era un marito, un padre, un amico, una persona che sapeva donare amore e affetto. La sua famiglia, Maria, Alessio, i suoi fratelli, la sua sorella, che tanto ha dato in questi anni di sacrifici attese, porta oggi il peso più grande. A loro va il nostro più profondo affetto e sostegno. Antonio non se ne va veramente, vive nei cuori di chi l'ha conosciuto, nei sorrisi delle persone che ha aiutato, e sono tante, lo testimonio io, e nei colleghi che continueranno a portare avanti il suo esempio. Oggi salutiamo un grande uomo, un amico, un collega. Il vuoto che ci lascia è immenso, ma i suoi insegnamenti, il suo coraggio, il suo sorriso, soprattutto il suo sorriso, rimarranno sempre con noi. Grazie Cicco per tutto quello che ci hai donato. Non ti dimenticheremo mai. Riposa in pace.
consapevoli che i pensieri e le vie del Signore non sono sempre per noi pienamente comprensibili, affidiamo a Dio, Padre della Misericordia, il nostro fratello Antonio, che in modo inaspettato alla morte ha strappato l'affetto dei suoi cari. Il germe di vita eterna da lui ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. Quando il Figlio dell'uomo verrà a bussare alla porta, possa trovare ciascuno di noi vigilante nella preghiera, perseverante nel bene, operoso nella carità. Diciamo insieme: accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Sono qui, conosco il tuo cuore, con l'acqua viva ti disseterò. Sono io, oggi cerco te, cuore a mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Antonio, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apra a lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, donaci di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La risurrezione sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Carissimi, la vostra presenza qui è un grande segno per la famiglia. Siete dispensati dal dare le condoglianze. Quando penso al tempo che è passato e che non ho più,
e un battito di ali questa vita. Quando guardo il cielo azzurro che si perde intorno a me, miriadi di stelle mi dicono chi sei. Siamo destinati all'eternità, ci hai donato la vita e la tua immensità. Nel mondo tutto passa e finirà, ma con Dio l'eternità. Questo fuoco che mi infiamma il cuore e che brucia in me è la forza del tuo spirito d'amore. Come un bimbo lui per mano mi conduce innanzi a te e mi svela la grandezza del suo amore. Siamo destinati all'eternità, ci hai donato la vita e la tua immensità. Nel mondo tutto passa e finirà, ma con Dio l'eternità. Siamo destinati all'eternità, ci hai donato la vita e la tua immensità. Nel mondo tutto passa e finirà, ma con Dio l'eternità. Thank you.
riposo. Adesso